Perfetto. Bene, allora buonasera a tutti, grazie di essere qui. Oggi è lunedì 4 dicembre del 2023 e questo è il quinto incontro della stagione autunno-inverno 2023 ed è anche il penultimo incontro, poi il 18 di dicembre sarà l'ultimo incontro della stagione, ci faremo anche gli auguri per le festività imminenti. Di cosa ci occupiamo questa sera? Questa sera volevo un po' introdurvi un concetto che è già noto, nel senso che abbiamo trattato un po' la meditazione e il concetto importantissimo di compassione. La volta scorsa abbiamo trattato la meditazione di metta, che è un altro aspetto estremamente importante. Diciamo che metta, compassione, gioia compartecipe e equanimità sono proprio le quattro dimore divine, quindi come se praticando la metta, la compassione, la gioia compartecipe, eccetera, noi andiamo in qualche modo a purificare la mente e questo è proprio se vogliamo, un po' l'obiettivo. Ovviamente la vipassana è proprio la base di tutto ciò ed è estremamente importante. Sviluppare, ovvero la consapevolezza e soprattutto lo stare nel momento presente, perché la nostra mente è piena di inquinanti, diciamo, di pensieri, di concetti, le famose illusioni della mente, insomma. E solo che queste poi ci finiscono per condizionare. La pratica meditativa, invece, il fatto di stare nel momento presente, e di lasciare andare in qualche modo questi pensieri, e il fatto di andare ad esplorare ciò che accade nel mondo interno, in contatto anche col mondo esterno, che è proprio l'idea della vipassana, e questo permette sia di incrementare la concentrazione, ma anche la consapevolezza di stare in ciò che c'è così com'è, cioè a dire, riuscire in qualche modo a stare, per esempio, in contatto con emozioni difficili oppure con una sofferenza fisica, e che questa poi è la difficoltà nel senso che tendenzialmente noi tendiamo ad attaccarci a cose piacevoli e a voler rifuggire, andare in avversione rispetto a cose spiacevoli. E questo ovviamente è alimentato poi da tutto il mercato dei farmaci, eccetera, eccetera, perché ormai esiste un farmaco per la qualsiasi, insomma, no? Ma funzionale, se volete, anche la società capitalistica, no? Perché è come se non potessimo stare nel vuoto. C'è sempre un nuovo, c'è sempre qualcosa che ci attrae e che se non abbiamo sentiamo il vuoto. Allora questo diventa il motore sia della sofferenza umana, ma anche degli interessi e dei profitti, se volete, no? Però è proprio l'idea, uno, della prima nobile verità, cioè a dire il Buddha a un certo punto dice: siccome tutto è impermanente e anche l'uomo è soggetto alla nascita, alla crescita, alla malattia, alla morte, questo vuol dire che la sofferenza è parte dell'essere umano. E nella seconda nobile verità,
in cui disegna proprio un triangolo dei tre veleni, ovvero l'inconsapevolezza, le illusioni della mente, l'avversione e l'attaccamento. Allora, l'idea invece di stare in contatto, per esempio, col dolore, andarlo ad esplorare, a coglierne, come dire, le più sottili sfumature e starci in contatto senza avversione, senza attaccamento, e questo produce in qualche modo la capacità di poter attraversare, ad esempio, momenti di difficoltà che viceversa noi tenderemmo a rifuggire, ma questo rifuggire però crea ovviamente ulteriore sofferenza. Allora il poter stare e addirittura starci con benevolenza, starci con gentilezza amorevole, quindi poter accogliere il nostro dolore in modo affettuoso, in modo gentile, questa diventa effettivamente una qualità che noi sviluppiamo, che ha proprio a che fare con la compassione. Cioè a dire, il primo elemento è proprio questo, è accorgersi che stiamo in difficoltà e accogliere questa difficoltà che normalmente reagiremmo con delle reazioni, come dire, non lo voglio, devo fare altro per farmelo passare. Il fatto invece di poter accogliere questo con gentilezza, con amorevolezza, questo sicuramente è un elemento di grande importanza, perché se noi diamo dignità al dolore, al nostro dolore, e quindi lo accogliamo, lo accettiamo con gentilezza, questo ci apre a cogliere anche il dolore degli altri. Perché è un po' come dire, se io sento il mio dolore come dire, lo accolgo in modo gentile, in modo amorevole, questo mi apre alla possibilità anche di cogliere il dolore degli altri. E la compassione non è solo per noi, ma è anche per gli altri. E qual è, diciamo, una definizione di compassione? È proprio l'idea di poter sentire la nostra e l'altrui sofferenza e avere anche l'intenzione di alleviare questa sofferenza, sia nostra che anche degli altri. Ovviamente, cos'è l'intenzione? Forse non abbiamo mai speso due parole sull'intenzione. È un atto di volontà e anche di intelligenza. Queste due cose che si fondono un po' insieme. L'intenzione è questo, no? Cioè è un atto di volontà e di intelligenza nel, come dire, alleviare la nostra o l'altrui sofferenza. Quindi, riassumendo, per esempio, nella self-compassion teorizzata anche da Christina Neff, sono proprio tre componenti della compassione. Il primo è sicuramente la consapevolezza, cioè l'accogliere quello che c'è con benevolenza. Se non siamo consapevoli, non ci rendiamo conto che stiamo soffrendo, non riusciamo a stare in contatto con noi, mentre il contatto con noi stessi diventa molto molto importante. La comune umanità, cioè l'idea che non siamo solo noi a soffrire, ma come il Buddha ci ha raccontato nella prima nobile verità, è proprio l'idea di che
La sofferenza fa parte dell'uomo e quindi quando io soffro in quel momento non sono solo, perché è qualcosa che unisce tutti gli esseri umani. E la terza componente è proprio la gentilezza amorevole. L'altra sera avevamo fatto, l'ultima volta abbiamo lavorato sulla metta, che sono dei buoni auspici, no? Il fatto che spesso noi ci critichiamo aspramente, eccetera, invece possiamo sviluppare un dialogo diverso con noi stessi. Ovviamente anche questo è un allenamento. E nella metta ci sono frasi che vanno nella direzione della gentilezza amorevole, per esempio che tu possa essere felice oppure che io possa essere felice. E frasi che vanno invece più su un versante compassionevole, cioè a dire che tu possa sentirti in pace o vivere in pace e libero dalla sofferenza mentale o dalla sofferenza fisica. Quindi allenare la compassione sicuramente, come dire, è una dimensione amorevole. Estremamente elevata, insomma, no? Quindi di alto, come dire, lignaggio, no? Riuscire. E credo che riflettendo in questi giorni mi veniva da dire che, per esempio, in questi giorni si è parlato di femminicidi, eccetera, di narcisismo. Ecco, per esempio, il narcisismo ha proprio a che fare con la difficoltà di sentire, no? Come se ci fosse proprio un distacco enorme tra sé e ciò che la persona sente, e come se ci fosse un blocco, non solo nella dimensione del sentire le emozioni, ma anche nel sentire la propria sofferenza e ovviamente anche i sentimenti. Allora credo che il fatto di sviluppare la compassione e quindi di cominciare a sentire, ad esempio, ciò che io sento, qual è la mia sofferenza e a dare a normalizzare questo fatto, no? Della sofferenza. Questo apre inevitabilmente anche al poter sentire, no? La sofferenza degli altri, perché nel narcisismo ovviamente l'altro diventa un oggetto, non è una persona, diventa qualcuno da usare. Perché in quel momento io ho la pancia vuota. Allora è proprio l'egoismo è proprio questo, no? Cioè, siccome io mi devo nutrire in qualche modo, devo riempire il mio vuoto, di qualsiasi natura esso sia, utilizzo l'altro per riempire il mio vuoto. Mi verrebbe da dire che è proprio il contrario. No, della compassione. E quindi diciamo allenarci alla compassione diventa un lavoro che va proprio nella direzione non solo di cambiare noi stessi, ma anche, se volete, di mettere dei semi per poter modificare anche attraverso le relazioni che noi abbiamo, eccetera, di poter modificare un pochino anche gli altri. E questa sera poi io volevo proporvi una pratica, la pratica del Tong Leng, che è proprio una pratica compassionevole. È un po' complessa, dico due parole, è una pratica che abbiamo già fatto in altre occasioni, ma sono passati più di 10 anni. Però è proprio l'idea di, come dire, entrare in una dimensione compassionevole, scegliere
un episodio della propria vita che genera ancora sofferenza, con l'intenzione poi di inspirare quella sofferenza che noi sentiamo, portarla al cuore e trasformarla in tutto ciò che noi, di cui abbiamo bisogno, compreso l'elemento della gentilezza amorevole, della compassione, della pace, della serenità. E, come dire, nell'inspirazione, inspiriamo sofferenza e nell'espirazione andiamo in qualche modo a sanare un pochino quella situazione. Lo faremo sia per noi stessi e anche per una persona che ci sta a cuore e che in questo momento ha bisogno di ricevere un po' di compassione, un po' di gentilezza amorevole, eccetera. Quindi, nel lavoro che faremo in coppia, l'idea qual è? È da una parte esplorare questa dimensione della compassione per voi stessi, cioè come quando sentite di essere compassionevoli, per esempio, state male, quanto siete compassionevoli con voi stessi? O quanto invece siete critici e non vi prendete cura di voi, oppure con gli altri, quanto vi sentite di essere compassionevoli con una persona che non sta bene, in che modo vi prendete cura o non vi prendete cura. Quindi è proprio fare un po' una riflessione, perché ovviamente non è facile, no? Prendersi cura di una persona che non sta bene. Tant'è vero che nella self-compassion è proprio l'idea di che prima bisognerebbe prendersi cura di noi stessi, perché se io ho la pancia vuota è un po' come non riesco poi a dare del cibo a qualcun altro, no? Non posso, non riesco a prendermi cura dell'altro. Quindi la prima cosa è prendersi cura di se stessi in modo gentile, amorevole, eccetera, per poter poi prendersi cura dell'altro. Questo è difficile anche perché alcune ricerche dicono proprio che la grossa percentuale di persone a livello proprio statistico è in grado di prendersi cura degli altri, ma è meno in grado di prendersi cura di se stessi, insomma. E questo ovviamente crea poi delle difficoltà, no? Mentre l'idea della self-compassion, per esempio, è quella di imparare a prendersi cura di sé con l'intenzione poi di prendersi cura anche degli altri. Quindi direi, lavorate un pochino su a che punto siete in questa dimensione della compassione per voi e per gli altri, e poi sceglietevi un'esperienza, anche recente, meglio se recente, in cui sentite ancora un po' di difficoltà, che poi durante la meditazione andremo a lavorare su questo. Ok, allora io mi fermo qui e ci rivediamo poi alle 19:55 quando inizieremo poi la pratica meditativa.